Minacciate con un coltello da cucina per qualche centinaia di euro. Momenti di paura oggi al Carrefour di Via Colombo a Como. Un uomo coperto da un passamontagna ha fatto irruzione nel supermercato e dopo aver preso di mira due impiegate si è fatto consegnare il denaro contenuto nelle casse in quel momento per un totale di circa 600 euro. La rapina è avvenuta intorno alle 13. Secondo le prime informazioni raccolte, il malvivente sarebbe un giovane dallo spiccato accento dell'Est Europa. Con sé il bandito aveva un coltello da cucina con il quale ha minacciato due cassiere per ottenere il denaro. Quindi, una volta presi i soldi, è scappato allontanandosi a piedi. Sulla rapina indagano i carabinieri della stazione di Rebbio.